È iniziata la pre-season del Castelnuovo, nuova stagione e nuove ambizioni per il club del Vomano, che da quest'anno ha iniziato il nuovo corso con il neotecnico Francesco Del Zotti, reduce dalla brillante esperienza a San Buceto, che ha sposato appieno il progetto Neroverde. Beh, sicuramente è un bel passo avanti, secondo me è il giusto merito a quello che è stato fatto lo scorso anno. Quello che mi ha spinto a venire qua è stata l'ambizione del presidente, dell'ambiente, gli impianti, le strutture che ci sono, quindi non manca veramente nulla per fare un campionato importante. Un'eccellenza che anche il prossimo anno si prospetta difficile, è rimasto il Giulianova, tante contender si sono rinforzate, quali sono le vostre ambizioni? Allora, questo è un campionato che ha sempre dimostrato di essere difficile, a memoria non ricordo un campionato facile, è stato difficile per tante piazze come il Giulianova, ma lo è stato per l'Aquila, lo è stato per il Chieti, lo è stato per l'Avezzano. È veramente quello abruzzese un campionato di un livello secondo me alto. I nostri obiettivi, le nostre ambizioni sono quelle di cercare di migliorare sicuramente l'obiettivo dello scorso anno. Sappiamo che non sarà facile, ma sappiamo che possiamo farlo, siamo consapevoli della nostra forza. La squadra mi piace, mi stimola a lavorare sempre di più e sempre meglio. Sono sicuro che ci possiamo togliere tante belle soddisfazioni. Domani primo test a Rosciano contro il Rapino, poi amichevoli di lusso da Serie D il 10 agosto contro il Notaresco e il 19 contro il Chieti. Sfide importanti per valutare la condizione atletica della Rosa, ancora da rinforzare con qualche tassello. È normale che bisogna essere sempre attenti a quello che il mercato può offrire. Noi sappiamo e siamo consapevoli e siamo soprattutto contenti della squadra che abbiamo allestito. Abbiamo tanti ragazzi volenterosi, qualche giocatore che sicuramente ci farà fare il salto di qualità. Però quello che dico sempre, poi la differenza la fa l'ambiente, la fa il lavoro e il cercare poi di mettere in condizioni i giocatori di esprimersi sempre al meglio.